Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità di San Giorgio Canavese. Siamo qui questa sera con il sindaco di Montalto d'Ora, Rita Ippolito, che Montalto d'Ora fa parte, insieme a Nomaglio e San Giorgio Canavese, del Parco della Biodiversità. Sì, abbiamo costituito questa unione, questo accordo, mettendo appunto insieme le diversità che ci accomunano, nel nostro caso il cavolo verza, un prodotto tipico, un prodotto particolare, una biodiversità particolare, un prodotto unico che ha delle caratteristiche peculiari per il fatto appunto di essere prodotto a Montalto, perché il territorio, il terreno e le sue caratteristiche ne hanno determinato lo sviluppo in questo senso, quindi il cavolo verza. Che è unico e che quindi non ha caratteristiche identiche in altre tipologie di cavolo. Insieme per costituire appunto una rete volta alla valorizzazione di queste differenze, di queste biodiversità, alla preservare queste biodiversità che sono comunque anche l'espressione delle differenze, delle diversità delle nostre comunità. E quindi questo parco, in un senso più allargato, di voler mettere appunto insieme tutte queste caratteristiche, farne una sorta di vetrina di possibilità, di opzioni, di differenze che possono essere gustate dal punto di vista enogastronomico anche, ma anche godute in termini di differenze all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre tradizioni, della nostra storia, delle nostre culture e delle nostre peculiarità. Quindi un momento in cui si mettono insieme caratteristiche diverse, reti museali piuttosto che reti associative, associazioni diverse, espressioni diverse delle nostre comunità che in nuce vorrebbero costituire appunto un parco aperto all'adesione anche di altre comunità con questo stesso spirito. Espressioni diverse però collegate comunque tra di loro perché fanno tutte parte di quello che è la Serra Morenica, quindi comunque un territorio canavesano. Sì. Sono tutti all'interno del territorio canavesano, ma ognuna con una propria caratteristica. Quindi all'interno di un territorio che è l'Anfiteatro Morenico, che è un territorio anche questo molto peculiare, di rara bellezza, con caratteristiche naturalistiche, geologiche, geografiche, davvero che ci invidiano in tantissimi. E sono tutte queste appunto le peculiarità che vorremmo diventassero un patrimonio da condividere e ad allargare il più possibile, come avevo già avuto modo di dire prima nei saluti, non soltanto creando un prodotto turistico, ma un prodotto che possa essere vissuto e che quindi possa far comprendere davvero l'essenza delle nostre comunità e delle nostre caratteristiche, delle nostre radici e dei nostri prodotti, che sono l'espressione delle nostre culture. Ringraziamo il sindaco Rita Ippolito, continuate a seguirci alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità.